Sindaco, Pizzone non molti anni fa era un paese risplendente, era al centro dell'attenzione, c'era Valle Fiorita qua vicino, veniva tanta gente. Poi quando hanno fatto quella benedetta o maledetta strada, in qualche modo vi ha tagliato fuori. E Pizzone, insomma, com'è oggi? Ma Pizzone oggi è chiaro che ha subito questo, diciamo, questa deviazione del tratto della 158, è chiaro che l'ha subito. Valle Fiorita comunque è lì, con il suo fascino, con la sua bellezza naturalistica, anche oggi molto frequentato da turisti di ogni dove e soprattutto frequentato dai campeggiatori. Noi anche quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo ospitato circa 500 campeggiatori, quindi è un posto, un luogo a quota 1400 che comunque ha ancora il suo appeal, quindi c'è, continueremo a lavorare affinché continua ad esserci. Abbiamo fatto delle migliorie e anno per anno cercheremo di proseguire su questa linea. Tantissimi sono i pizzonesi che hanno avuto fortuna, hanno fatto fortuna in America essenzialmente. Purtroppo sì, devo dire purtroppo perché rappresenta come in America, come in altri in paesi francesi. Noi poco tempo fa abbiamo fatto un gemellaggio con Barbandan, dove purtroppo abbiamo dovuto prendere atto che negli anni 60-70 c'erano quasi 1000 pizzonesi, oggi sono andati un po' scemando, e la stessa cosa vale per Chicago, quindi noi abbiamo una grossa comunità pizzonesi a Chicago e questo purtroppo ci fa onore perché siamo rappresentati oltreoceano, però allo stesso tempo ci fa e ci dà la consapevolezza che siamo stati, come tanti altri paesi, un popolo di emigranti. Quante anime conta oggi Pizzone? Oggi conta 350 anime circa, tra residenti stabili e non, e purtroppo Pizzone paga, come tutti i comuni delle aree interne, questo spopolamento che ormai è galoppante negli ultimi 15 anni. Noi confidiamo molto nella politica regionale affinché, speriamo molto, affinché la politica regionale cominci a guardare con un occhio, non voglio dire di riguardo perché sarebbe irriguardoso nei confronti di altri comuni, però le aree interne hanno necessità affinché si vada a fare delle azioni in direzione di trattenere i giovani.